Quindi. Ok, va bene la posizione. Bene la posizione qua. Allora. Allora, attendiamo ragazze che si collega qualcun altro. Io sto intanto preparando le altre cose. Allora, questo l'abbiamo utilizzato. Aspettate perché. Allora, ragazze, oggi la diretta sarà un po' lunga, vi preavviso già. Di cui vi farò la presentazione delle tip coffin, ragazze. Le tip coffin sono questa tecnica di nuova, diciamo, generazione di ricostruzione, diciamo, molto più veloce. E quindi vi dimostrerò l'applicazione innanzitutto di queste tip, che sono una copertura completa della nostra unghia naturale, però su ci faremo varie tecniche, ci faremo una baby boomer, ci faremo un effetto sfumato, che cosa faremo, un monocolore, faremo un cut, quindi insomma utilizzeremo tutte e tre le forme. Ho studiato tre tipologie di unghie su queste tip che abbiamo. Ok, questa va bene qui. Su queste tip che abbiamo, e quindi vi mostrerò insomma un po' di cose. Va bene? Allora, quindi questo mi sto preparando le tip per l'unghia, ragazze. No, vediamo questa qui. Allora, tutto. Questa. Sì. Ok. Allora, ragazze, le forme disponibili che troverete da catalogo nel nostro shop online sono tre. Allora, abbiamo a disposizione la tonda, che è questa. Poi abbiamo la ballerina disponibile, e poi abbiamo, anzi, scusate, la mandorla disponibile in vendita. Se voi notate, sono delle tip che hanno già la bombatura, quindi come se hanno già la struttura bella e pronta della nostra ricostruzione. Vedete? Hanno questa parte sfumata verso il giro cuticola in modo che sembri il più naturale possibile. Ok, guardate come se hanno già la bombatura in struttura. Hanno questa parte bella molto concava. Allora,
Allora, quando applicate queste unghie, ragazze, la cosa molto importante è come quando fate la dual form. Allora, la tip deve essere messa dritta in asse, quindi vedete, senza prodotto si deve avere questo spazio. Se invece fate questo, ok, non va bene, innanzitutto si alza la parte di dietro, non si distribuirà bene il prodotto all'interno della tip, quindi si faranno le bolle, e poi vi andrà la tip verso il basso, dove taglierete il prodotto che darà forza alla nostra unghia internamente. Ok, quindi la tip, quando l'ha applicata, deve essere bella dritta in questo modo in asse. Ok, allora cominciamo. Io vi farò vedere l'applicazione di queste tre tip con tre tipologie di adesioni diverse. Utilizzerò un gel, utilizzerò la rubber Molilac e utilizzerò le rubber Claresa. Ok? Allora, io direi di cominciare con la ballerina. Allora, la ballerina, io intanto sposto queste. Allora, innanzitutto facciamo la preparazione delle nostre unghie naturali. Quindi facciamo sempre la pulizia di tutto il giro cuticola. Allora, attendete un attimo, vi devo posizionare in modo che io sono comoda e voi mi potete vedere bene. Allora, quindi facciamo la preparazione della nostra unghia naturale. Io ho fatto già la pulizia del giro cuticola, ragazze, per velocizzare, perché altrimenti la diretta diventerebbe non lunga di più. Ok, già sarà una bella diretta. Ok, io direi di dare una bella spolverata per togliere la polvere e abbiamo preparato la nostra unghietta. Allora, ragazze, queste tip per poter aderire all'unghia naturale hanno bisogno di essere tenute in pressione. Che cosa significa? Che quando applicheremo il prodotto, noi faremo questo movimento e la dovremo mantenere per una prima catalizzazione del prodotto. Quindi, cosa vi posso consigliare? Innanzitutto di farvi aiutare un po' dalla cliente per mantenere una lampada. Allora, o vi tenete una lampada, se avete una lampada del genere, guardate che ha la parte davanti tagliata, potete già metterla in piedi e tenerla già accesa. Io farò infatti in questo modo: la tengo in piedi accesa, mi avvicinerò girata da questa parte e mi avvicinerò soltanto quando devo un attimo bloccare la tip. Altrimenti utilizzerò questi. Queste sono, ragazze, delle mini luci LED che aiutano a catalizzare più velocemente. Quindi, logicamente, sarà sempre un aiuto da parte della vostra cliente. Quindi voi manterrete la tip, la cliente con la lucina si avvicina e rimanete ferme qualche secondo, il tempo giusto di bloccare, perché poi vi farete un passaggio in lampada completo poi di tutte le tip. Va bene? Questa la trovate già disponibile anche sul nostro shop online, ragazze, è in offerta, se non ricordo male, a 2 euro, a 3 euro. Va bene, sono a batteria. Allora, Alina mi chiede: ci sono in vendita? Di cosa mi chiedi se ci sono in vendita? Allora, ragazze, io ho fatto la preparazione della mia unghietta. Adesso, innanzitutto, abbiamo detto che utilizzerò il gel Claresa. In questo caso il clear utilizzerò. Applichiamo i nostri preparatori. Mettiamo il nostro nail prep. Ok, attendiamo che asciuga. Se
Sì, Alina, le lucine sono già in vendita da tempo. Queste sono partite come vendita in offerta da Natale? No, Black Friday. Questo è un oggettino che avevamo preso per il Black Friday. Sono già in vendita da tempo. Forse la rosa è già terminata all'inizio. Forse è rimasta rossa e verde, se non ricordo male, qualcosa del genere. Comunque ci sono. Ah, ros vabbè, rosa sì, rosa prende sempre tutto. Ok, primer. Perfetto. Allora, ragazze, il prossimo passaggio da fare è internamente. La tip deve essere preparata, cioè eliminata questa parte lucida, deve essere resa porosa e lo possiamo fare in due modi: o con una punta di vostro piacimento che avete sottile. Io invece, guardate, io ho utilizzato gli scavolini, quelli classici in cartone, ma la grana 120, mi raccomando, che è la più sottile. Ok, guardate, se entrate all'interno in un attimo opacizzate subito la zona che a noi interessa. Allora, sotto che categoria la trovo? Aspetta che non ricordo. Federica, la torcia sotto che nome la, sotto che categoria la trovano? Vabbè, insomma, nella categoria UV LED, nelle lampade. Ok, la trovate lì. Allora, sì, Sammy, allora, ragazze, le tip. Dopo la presentazione andranno in vendita sul nostro shop online in confezione da 100 pezzi, 100 pezzi per 10 numerazioni, cioè che vanno da 0 a 9, ok? E hanno un costo di 3,90 euro, ragazze. Allora, ragazze, iniziamo subito la preparazione della nostra tip. Quindi io sto utilizzando il cilindretto in cartone, però se voi volete potete anche utilizzare o questi tipi di punte, vedete le classiche coniche, però che siano ragazze una grana media, una grana morbida, perché dobbiamo solo opacizzare, non andare a consumare, a rovinare la nostra tip internamente. Va bene? Quindi andiamo ad accendere. Aspettate un attimo che metto la spina. Anche qui purtroppo le spine non bastano mai. Allora, andiamo ad accendere la nostra fresa. Che è successo? Che la carta, ok, si è bruciata. Andiamo ad opacizzare. Guardate, con niente ho opacizzato tutta la tip all'interno. Perfetto, la nostra tip è pronta. Ok, spolveriamo bene, eliminiamo tutti i residui di polvere e la tip la teniamo già pronta. Adesso, ragazze, il prossimo passaggio. Allora, c'è chi ad esempio va direttamente con il prodotto direttamente sull'unghia, applica il prodotto all'interno della tip e lo mette sull'unghia. Io ho fatto le mie prove e mi sono consultata con qualche altra collega di cui si è constatato invece che facendo una passata di prodotto che voi utilizzerete all'interno della tip perché è sempre, diciamo, una base o un monofasico, aiuta a rendere la base molto più stabile e aiuta a far scivolare il prodotto che mettete nella tip sulla lamina ungueale. Quindi, cosa farò io adesso? Prenderò un po' del mio Claresa Clear, che è un gel monofasico costruttore trasparente in questo caso, ragazze. Aspettate che lo sto aprendo.
Ok. E ne applicherò un velo sulla mia unghia naturale. Vedete, questa è l'unghietta che noi andremo a fare. Lavoratela bene. Quindi noi abbiamo fatto la preparazione dell'unghia, ragazzi, abbiamo messo i preparatori come sempre abbiamo fatto. E adesso andremo in lampada. Per anche 30 secondi sono sufficienti. Perfetto, sono in lampada, ragazze. Il prossimo passaggio. Inserirò all'interno della tip una goccina di prodotto che farò scivolare tramite la pressione che andrò a fare della tip il prodotto in avanti verso la lamina, verso la punta libera della mia unghia. Quindi datemi il tempo di far asciugare la base che ho applicato sulla mia unghia naturale. E ci applico la goccina di gel. In questo caso, quindi, stiamo utilizzando un gel per far aderire la nostra tip coffee. Le prossime invece ve le farò vedere con l'adesione di rubber. Allora, mi sto un attimo pulendo le mani, ragazze, perché mi sono impiastricciate i guanti perché altrimenti mi appiccico ovunque. Allora, ragazze, prendo la tip adesso e ci applico un goccino di gel all'interno. Allora, ragazze, il gel potete o applicarlo direttamente su tutta la lunghezza, che sarà quella dove andrà a poggiare, vedete? Aspettate che il pennello mi ha spostato sulla lamina, ok? Oppure ci posso applicare, come farò io, un goccino di prodotto qui e lo farò stendere in automatico con la pressione della tip. Non esagerate con il prodotto, questo perché? Perché vi uscirebbe tutto o sotto il liponicchio, quindi sotto l'attaccatura dell'unghia naturale, o vi inizierebbe a sbordare lateralmente. Quindi mettiamone un goccino, un quantitativo giusto, prendiamo la nostra tip e faremo una pressione. Ragazze, mi raccomando, è molto importante che non rimangano bolle, non dovete vedere nessun tipo di bolla, altrimenti quella bolla vi farà saltare il trattamento per intero come una tip finta, mentre invece se voi farete un'ottima applicazione, voi andrete a fare il refill come fate con un gel normale. Vi leggo un attimo adesso prima di fare l'attacco per darvi le risposte. Non hai messo la base, ho utilizzato lo stesso gel, ragazze, gel Claresa, sono dei gel monofasici costruttori e hanno soprattutto un'ottima adesione all'unghia naturale, quindi vi posso garantire che potete utilizzarlo come base, che è ottimo. Poi, ok, anche tu, Mariangela, ho utilizzato il gel costruttore di Claresa stesso come base. Allora, ragazze, guardate bene, applico la mia tip, faccio scivolare leggermente. E vado a fare la pressione, guardate in avanti, guardate, 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 facendo oppla, attenzione a far uscire tutte le bolle. Federica, ho bisogno di una mano un attimo. Vieni un attimo, accendimi la lampada per favore, che ho dimenticato di accenderla prima. Quella. No, no, qua, qua, i bottoncini, accendi. Ok. Vado un attimo in lampada a bloccarla, ragazze. Mettimela sopra, per favore, un attimo. No, alzala. Ok, brava. La prossima mi organizzo con la torcia, mi sbrigo prima. Ok, sto bloccando un attimo la tip, ragazze. Sono in lampada. Vai, lasciala. Dovrebbe essersi bloccata già. Sì. Ragazze, la tip si è già bloccata, vedete?
Sono stata giusto qualche secondo. È tutta ben aderita all'unghia naturale, senza nessun tipo di bolla, che è molto, 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 molto importante. Allora, la faccio bloccare qualche altro secondo in modo che garantisco una perfetta adesione, ragazza. Ragazze, per chi si sta collegando in ritardo, non vi preoccupate, come sempre le dirette le salvo, quindi potrete vederle passo passo tranquillamente con calma quando voi volete. Va bene? Allora, ragazze, guardate, la tip qui è uscito un po' di prodotto, vedete? Adesso lo andremo a pulire. Vedete, perfettamente ancorata bene sui laterali. Senza nessun tipo di bolla, e questo è importantissimo nella riuscita del trattamento. Adesso quello che noi andremo a fare è o una modellatura della nostra unghia, non guardatela che è storta perché è proprio il mio dito che è molto storto. Ok? Allora, o l'accorceremo se noi abbiamo necessità di accorciarla e la modelliamo. Diciamo che la maggior parte di questo tipo di trattamento deve essere lasciato in questa lunghezza, però io vi dirò che appena appena la taglio, anche se smonterò subito dopo, però vi faccio vedere comunque come possiamo modellarla. Allora, in questo caso, ragazze, noi abbiamo una tip ballerina, ma noi arrotondandola possiamo iniziare a creare un nuovo tipo di forma, ok? Oppure manterremo, allora aspettate che adesso mi riposiziono un po' più lontano, perfetto. Ritorniamo alla nostra ballerina invece. Sistemiamo la forma. Mi sistemo appena appena i laterali per metterlo poco poco più in asse, vedete? Con il mio peringueale. Perfetto. Queste tip coffin, ragazze, sono molto anche elastiche, nel senso che si adattano molto alla forma. Sono un'ottima qualità. Ok, quindi se avete necessità di curvarle un po' di più, potete farci una passata a smalto di base, ok, di base semipermanente, di base quello che voi volete, e metterci la pinza e quindi curvarle ancora di più per correggere magari l'unghietta della nostra cliente. Ok? Allora, abbiamo, diciamo, sistemato un po' la forma. Per correggerla per la mia unghietta, aspettate che devo finire. Perfetto. Prossimo passaggio è molto importante, ragazze, fare una bella pulizia del giro cuticola, che non ci siano gradini. Questo perché questo gradino con la crescita verrà in avanti. Se c'è accumulo di prodotto e tutto il resto, sarà molto scomodo per le nostre clienti perché si potrebbero impigliare capelli e tutto. Quindi cosa facciamo noi? Inseriamo nella nostra fresa o con lo stesso scavolino in cartone oppure aiutandoci con delle punte anche del genere a fare una piccola pulizia del giro cuticola. Non esagerate con i giri in modo che non andate a fare solchi nella modellatura della tip. Se volete aiutarvi un altro po', magari fate in questo modo. Prendete uno spingicuticola, datevi una piccola spinta di nuovo in modo da crearvi lo spazio per lavorare. Tanto questa cuticola, avendola solo spinta in questo modo, riscenderà di nuovo. E avete anche la possibilità con il colore successivamente di andare a lavorare bene nel giro cuticola. Ok? Vedete? È uscita. Quindi azioniamo la nostra punta. E vado. Ok, mi ero assicurata se ci fosse l'inquadratura, ragazze.
facciamo una bella pulizia uniforme. Aspettate che cerco una posizione in modo da farvi vedere il meglio possibile, eh? Datemi un attimo, perché io metto il telefono in modo che mi guardate bene da vicino, però non è il massimo della comodità per me. Ok, guardate. Facciamo questa bella pulizia. Guardate, non c'è più gradino. Vedete, tutto uniforme con l'unghia naturale. E questo deve succedere su tutta la bordatura. Se intravederete un alone di bianco, è perché si è creata una bolla che non va bene. Significa che non avete attaccato bene la tip all'unghia naturale. Si sta appoggiando polvere lì dentro, nel frattempo state limando il gradino. Ed ecco qui, abbiamo già terminato. Mi vedete bene? Sì, direi proprio di sì. Allora, ragazzi, io ho finito già la limatura. Allora, mi sono collegata. Allora, l'abbiamo fatta aderire con il gel costruttore. In questo caso abbiamo utilizzato il gel costruttore Claresa. Tanto, ragazze, non vi preoccupate, anche se vi collegate in ritardo, la diretta verrà salvata, quindi con calma potrete andare a rivedere il lavoro. Allora, adesso, ragazze, cosa vado a fare? Opacizzo tutta la mia superficie. Ecco, ha sanguinato, lo sapevo, perché purtroppo avevo un taglio qui già. E ne approfittiamo a questo punto per farvi vedere i fiammiferi, visto che ci siamo. Molti di voi non conoscono l'esistenza dei fiammiferi, ragazze. I fiammiferi, che sono una cosa molto igienica per noi, sono fatti di allume di rocca. L'allume di rocca è una pietra naturale che, ad esempio, i nostri papà, ragazze, utilizzano mentre fanno la barba quando si tagliano. Ed è una pietra naturale che aiuta a bloccare la sanguinazione. Io l'ho semplicemente bagnato un po' e sto strofinando sul taglietto. Ok. Mi vado a pulire un attimo, ragazze, per rendere la superficie. Ecco qui, e mi ha bloccato la sanguinazione. Poi all'interno del girocuticola me lo andrò a pulire successivamente. A posto. Allora, ragazze, continuiamo l'opacizzazione di tutta la nostra tip. Vedete, guardate, è molto molto ben ancorata. Ok? Andiamo a opacizzare bene tutta la nostra tip, bene bene i laterali. Mi raccomando, opacizzate bene tutta la superficie, che è molto importante, perché se lasciate dei bordi lucidi, i prodotti che successivamente andremo a stendere non aderiranno bene e il colore o tutto quello che noi andremo a fare si sbeccherà. Va bene? Quindi opacizzate bene tutta la superficie. Ok, guardate che. Eppure qui c'è ancora un pochino da limare. Io quasi quasi un colpo di lima glielo darei. Beh, io poi sono un po' fissata, ragazzi, quindi. Ok, vedete? Ho opacizzato bene tutta la superficie. E adesso andremo con la colorazione, con la nail art che noi vogliamo fare. Quindi abbiamo la nostra unghia già pronta. È pronta. Vedete? Ok? Sì, ragazze, i fiammiferi sono presenti nel sito. Certo, li trovate disponibili, in accessori, ragazze. Mariangela, il costo dei fiammiferi. Ragazze, se non ricordo male, 70 centesimi la confezione. E ci sono questi. E ci sono 20 fiammiferini.
20 fiammiferi. Non guardate cosa, questo è colla, l'ho applicata io. 20 fiammiferi. Allora, ragazze, io farò su quest'unghia una nail art. Come? Sfrutterò l'allungamento trasparente per fare un effetto allungamento vetro, ok? Quindi una nail art sulla punta e sfumerò il colore direttamente che utilizzerò, il numero 35, che è un lattiginoso della NTN. Allora, cominciamo. Per l'attacco delle decorazioni che userò questi decori carini, li attaccherò con lo stesso gel. Allora, se voi volete la decorazione la potete applicare sotto se non volete sentire su il fastidio. E io quasi quasi lo farei sotto, ragazze. E vi faccio vedere come. Se dobbiamo farlo sotto, dobbiamo opacizzare leggermente la superficie della tip. Quindi prendiamo di nuovo il nostro scavolino di cartone, che adesso non so dove l'ho poggiato. Datemi tempo. No? Eccolo, ok, lo vedo. Se vi faccio vedere il mio tavolo, cosa c'è sopra, vi prendete paura. Con tutte le prove e tutti i collaudi che sto facendo questi giorni. Ok, quindi. A posto, allora sto opacizzando la tip. Fate molta attenzione a non toccare la superficie dell'unghia. No, ragazzi, devo cambiarlo perché è troppo largo. La ballerina scende troppo stretta, quindi nella parte centrale non me la opacizza bene. Ne ho messo questa. Andrò giusto a fare, vedete, questo lavoro giusto per renderla un pochino opaca. Se vi ritrovate un po' di prodotto sotto il girocuticola, sotto, scusate, l'iponicchio, prendete un tipo di punta del genere, andate a fare sempre questo lavoro, guardate. Togliete il prodotto accumulato e avete finito. Quindi sto opacizzando sotto la tip. Ok. Spolveriamo, puliamo bene il nostro lavoro. Allora, pennello, una passata sottile a smalto per far aderire le decorazioni. Quindi per non creare spessori nella parte sull'unghia, sto inserendo sotto la tip. Ok. Vado a mettere. Mi vedete? Sì. Ogni tanto mi fermo perché controllo se mi riuscite a vedere, ragazze. Io sto mettendo questi decori, logicamente voi quello che avete, paillette, insomma tutto quello che vi ritrovate, ci applicate. Allora, vediamo un attimo di riuscirli a mettere così. Pulisco un attimo il pennello in modo che si possono staccare. Aspettate. Ok, questo spostiamolo un po' più in qua. Qui sono due occhi che si dovrebbero aprire. Mettiamo la testina di topolino
po' più in qua, la stellina un po' più in qua. Direi che si vedono, sì. Ok. Allora, faccio bloccare un attimo in lampada, ragazza. Sposto un attimo. Ok, li faccio bloccare un attimo e poi gli do anche un passaggio di gel su, così li blocco ancora meglio. Ok, prendo, chiudo qui, casomai mi si versa tutto. Tanto se vi rendete conto che avete fatto dei grumi con il prodotto, non c'è problema. Andate con la punta fresa e andate a modellare, a livellare il gel. Però a me è venuto, basta, vedete, è liscia la superficie. Ok, andiamo in lampada. Blocchiamo il decoro. Adesso il prossimo passaggio sarà semplicemente andare a stendere questo colore lattiginoso che ho preso, che è il 35NTN. Direttamente su tutta la superficie dell'unghia. Allora, attendiamo un attimo l'asciugatura di questi decori. Ok, asciugato. Sgrassiamo perché logicamente è sempre un gel, quindi rilascia la dispersione e abbiamo bloccato i decori. Vedete, è bagnato, guardate come si vedono. Ok. Adesso prendiamo il 35NTN. Faremo una passata su tutta l'unghia, logicamente sulla punta molto molto più leggero perché si deve intravedere, quindi scarico il pennello, si devono intravedere le decorazioni, no? Che abbiamo applicato. Invece nella parte su vicino al girocuticola un po' più di prodotto. Arriviamo bene vicino al girocuticola. Ok, ora con un aspettate che lateralmente qui non l'ho applicato bene. Adesso prenderemo un pennellino sottile e ci aiutiamo a sistemare il colore. Allora, pennellino sottile. Non ho capito. Stop, ti taglio troppo qualche minuto, così tagliamo. Così? Taglio proprio così stai. No. Allora, sto arrivando bene il girocuticola. Adesso con il pennello innanzitutto mi tiro su un po' di prodotto perché abbiamo detto deve rimanere semi-trasparente questa punta, vedete? Vado a fare questo lavoro per renderlo sfumato. Allora, pulisco un attimo il pennello così posso. Ok,
Ok, capovolgo un po', così per forza di gravità si va a posizionare il colore in maniera più decisa su. Ok, miglioro un attimo qui. Però io farei un po' più di pulizia la punta, perché altrimenti diventa troppo coperto. Io lo voglio un po' più semitrasparente, ragazze. Vedete, è più carino così, si intravede di più la punta trasparente, effetto vetro, va, diciamo. Sfumiamo un altro pochino col pennello. Ok, allora adesso se ci piace il colore, andiamo in lampada a bloccare. L'unica cosa che faremo successivamente è passare un semplice top. Guardate che bella. Ok, andiamo in lampada. Stiamo bloccando il nostro colore. Allora, il barattolo è da 30 o da 50 ml. Di cosa? Parliamo del gel Claresa? Non vi ho letto, ragazze, perché ero intenta a fare il lavoro. Ok, asciugato il nostro colore. Guardate che cosa carina. Questo effetto, vedete, sfumatura baby boomer, effetto vetro e bianco. Molto molto bello. Ok, mettiamo il top, che in questo caso ho scelto il top, il dry top della linea NTN. Allora, Rosy, se mi chiedi del gel Claresa, in questo caso è un 50 ml e ha un costo di 11 euro il gel. Allora, passata di top. Il dry top NTN è senza dispersione, ragazze. Sigilliamo bene bene tutto il lavoro. Mi raccomando, chiudiamo bene tutte le punte. Il giro cuticola, se vedete che non riuscite con il pennello, sempre ragazze, piccolo pennellino sottile e avviciniamoci al giro cuticole col top per chiudere bene tutto il lavoro. Lampada. Allora, i gel Claresa sono disponibili da 15, da 30 e da 50 ml. Ci sono anche le nuove confezioni di qualche gel da 25 grammi, perché prossimamente l'azienda toglie il 30 ml e inserisce il 25 ml. Ok? Allora, il nostro shop è www.infinitynails.it. Sì, ragazze, c'è l'app. Allora, ragazze, alcune di voi hanno avuto problemi con l'app. L'app non si scarica da Play Store. L'app vi appare sulla home page
del nostro sito. Quindi, quando vi appare vuoi scaricare il nostro app, cliccate sì e in automatico vi scarica tutto. Non c'è bisogno di fare nient'altro. Non dovete accettare, non dovete fare nulla, ragazze, sarà tutto in automatico. Guardate che carina, molto bella, tutto molto molto veloce. Io ho perso magari un po' di tempo perché abbiamo fatto, vedete, questo allungamento così con i decori sotto, però abbiamo fatto questa sfumatura di colore. Però voi, se fate un monocolore, è veramente molto molto veloce. Allora, se dura la ricostruzione, ragazze, allora il trattamento, se fatto bene, dura come un gel. Andrete a fare il refill nella crescita, quindi accorciare il lavoro della vostra cliente, andare a fare un piccolo abbassamento nel giro cuticolo e cominciare con i gel, a riempire con il gel fino a quando la cliente eliminerà tutto l'allungamento che gli avete creato con la tip Coffin per avere la sua unghia naturale coperta di gel semipermanente, rubber, insomma, con quello che voi sceglierete di lavorare. Va bene? Allora, poi un'altra domanda sarebbe il gel che ho preso ieri sera. Mariangela, se non ricordo male, sì, perché hai cambiato, sei passata dagli Alepaz, Fede, Mariangela ieri sera ha preso Claresa? Sì, Mariangela, sono i gel che hai preso nuovi, sì. Ok, va bene ragazze, allora, passiamo all'unghietta successiva. La prossima unghietta faremo la tonda. Di cui la tonda è questa forma, effettueremo una baby boomer, va bene? L'attacco della mandorla, no, della tonda, scusate, la farò con la base rubber Claresa, ok? Per farvi vedere come si attaccano con i vari prodotti. Allora, ok, perfetto, come si chiamano le tip? Le tip si chiamano Coffin. Ancora disponibili sul sito non ci sono, da oggi pomeriggio saranno visibili, ragazze, sempre nella sezione tip. Con il cover della Claresa si fa. Sì, ragazze. Allora, ragazze, io ho scelto il trasparente, per farvi vedere solo con un gel trasparente. Voi se avete un gel, cover che sia un gel però che abbia degli ottimi potenziali di aderenza sull'unghia naturale oppure ci applicate un gel di base, potete tranquillamente utilizzarlo. Ok? Io ve lo sto facendo vedere in vari modi perché ragazze, le prime persone che hanno utilizzato questo tipo di tecnica l'hanno utilizzato con le basi rubber. Io mi sono confrontata con delle altre colleghe dove lo stanno iniziando a praticare all'estero e mi hanno detto che con il gel il risultato sia ancora più duraturo. Ecco perché ve l'ho fatto vedere con il gel. Però io ho scelto il gel Claresa perché sapete bene che io del gel Claresa ho constatato proprio e anche voi me l'avete confermato che ha veramente degli ottimi potenziali di aderenza. Quindi, nel vostro catalogo prodotti, nei vostri prodotti, ragazzi, che utilizzate, se avete dei gel che sono veramente ottimi in aderenza, perché qui per questo trattamento abbiamo bisogno di prodotti che abbiano un alto potenziale di aderenza, provateli, utilizzateli. Va bene? Allora, poi li trovo in negozio le tip? Sì, ragazze, da oggi pomeriggio perché sono giorni che stiamo preparando la cosa e tutto. Io ho fatto veramente, io sono da un paio di settimane che sto collaudando. Ecco perché vi ho detto, vi terrò aggiornate, ci saranno novità e anche dimostrazioni perché ho provato su due o tre modelli il trattamento, quindi da 2 settimane vi dico che il trattamento c'è, regge, se fatto bene è ottimo. Ed è veramente una cosa molto veloce, se volete creare un tipo di ricostruzione
di schiocco, va bene? Allora, poi Sonia mi dice: sono in plastica. Se parli delle tip, sono fatte in plastica, ma è una plastica molto particolare, di cui sono elastiche, vedete? Sono elastiche, ma non si segnano. Cioè, in gergo proprio tecnico si chiamano in ABS. Ok, quindi sono delle tip particolari che si utilizzano, non sono delle classiche tip che trovate come è stato sempre in commercio le tip finte, ragazze. Sono un materiale particolare e anche come forma e struttura. Ok, vedete, non è un caso che si vede molto molto di più nella ballerina, ragazze. La parte vicino al giro cuticola, vedete, va proprio a sfinire. Cioè, hanno una forma molto molto particolare, proprio studiata per la tecnica, ragazze, cioè non sono tip prese così semplici. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Allora, quindi adesso facciamo la tonda, vi dicevo, e vediamo come fare questa baby boomer e applicarla invece con le rubber di Claresa. Ok? Allora, no, è di che Michela, no, Michela, Adriana, scusami. Allora, ricominciamo col nostro ditino. Io qui ho sempre già fatto la preparazione cuticola, pulizia e tutto il resto. Ho fatto anche già la limatura della forma della nostra unghia naturale. Andiamo a opacizzare, andrò in maniera molto leggera perché io già qui avevo del materiale su che ho rimosso, quindi sarò un po' delicata. Ok, allora andiamo a riopacizzare la nostra unghietta e faremo la nostra preparazione. Ragazzi, in questo caso adesso vado a di nuovo a opacizzare la tip, lo faccio adesso così non faccio più polvere. Allora, preparo la nostra unghietta, la opacizzo, aspettate, mi sto acchiappando i fili. Opacizzo all'interno la nostra unghietta Coffin. Sto utilizzando questa punta perché ce l'avevo già attaccata, però come vi ho fatto vedere prima, anche gli scavolini, quelli in cartone, mi raccomando, utilizzate la grana molto sottile, quindi la 120. Non dobbiamo consumarla la tip, ma dobbiamo semplicemente opacizzarla per renderla grip, per far aderire il prodotto. Allora, abbiamo fatto. Allora, ciao, puoi dire il prezzo delle tip? Scusa, ma dopo mi scordo di guardare. Ragazzi, l'ho detto prima, la confezione delle tip è formata un sacchetto da 100 pezzi di cui troverete dalla 0 alla numero 9, 10 pezzi per tipo, ok? E da pomeriggio saranno disponibili sullo shop per venderle. Al massimo vi metto su Facebook il link dove poterle trovare. Va bene? Quante forme ho? Tre ragazze, le abbiamo dette all'inizio. Abbiamo detto la ballerina, abbiamo detto la mandorla e la tonda. Ok? Allora, cominciamo ragazze, preparatori. Nel prep io sto utilizzando questi perché ho questi sotto mano. Allora, nel prep sulla nostra unghietta. Ok. Valentina, che punta è? Ragazza, è questa. La ceramica blu, questa è ottima, questa punta soprattutto quando dovete andare a limare sotto, per chi sta lavorando molto con le dual form o le tippa d'arco, questa è veramente un'ottima punta, ragazze, molto 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 bella. Allora, ragazze, ve l'ho già spiegato prima, la base gel io l'ho fatta perché ho utilizzato il gel, ho
Ho messo una base sottile di gel stesso monofasico sull'unghia naturale e l'ho passato in lampada. Va bene? Noi adesso utilizzeremo la Rubber Claresa, che è una base. Ok? Io consiglio sempre di fare anche della rubber, ad esempio, una passata sottile sull'unghia, asciugare in lampada e poi metteremo la goccina nella tip. Vi dico, ci sono colleghe che invece sono andate ad aderire direttamente la goccina del prodotto all'interno, hanno messo la goccina del prodotto all'interno della tip e l'hanno applicato direttamente su un'unghia asciutta. Ha avuto una buona resistenza, però si hanno molto più risultati nella duratura facendo una passata sottile di base. Un po' ragazze come quando è nato l'acrygel, no? Che le aziende all'inizio dicevano no, si può applicare direttamente sull'unghia anche mettendo solo i preparatori. Invece poi nel tempo abbiamo constatato che se ci mettiamo un filo di base e catalizzato sull'unghia naturale, l'acrygel rimane molto più aderente perché sono prodotti che non sprigionano un'ottima aderenza direttamente, soprattutto in massa, cioè quando ne mettiamo tanto. Ok? Quindi adesso cosa farò? Metterò un goccino di base rubber direttamente sull'unghia, però vi parlo proprio di uno strato sottile a smalto, giusto per rendermi la base appiccicosa. Ok. Scaricato un po' di pennello perché le rubber sono gelatinose, sono gommose. Io non ho bisogno di adesso spessore, lo farò dopo. Ok, vado in lampada, ragazze, per giusto 30 secondi asciugare la base e applicherò la goccina della rubber all'interno della tip, della coffin. Come vi ho detto già prima, mi raccomando, è molto importante far scivolare bene il prodotto all'interno della tip senza far creare nessun tipo di bolla, perché altrimenti quella bolla, con le trazioni dell'uso quotidiano della mano della vostra cliente, farà sì che l'unghia salterà completamente come un'unghia finta. Va bene? Ed è quello che noi non vogliamo perché voi dovrete fare il refill su questo tipo di trattamento. Ok, attendiamo un attimo l'asciugatura della nostra rubber, ragazza. No, prego, Jessica. Allora, ragazze, goccino della rubber nella nostra attaccatura. Il prodotto, ragazze, non è che deve essere eccessivo, ma non deve neanche essere pochissimo. Il prodotto ci deve essere, soprattutto perché deve riempire la parte concava. Per chi si è collegata adesso, mi raccomando, seguite bene la parte iniziale del video che spiego bene il posizionamento della tip, che è molto importante. Allora, ragazze, mi avvicino al giro cuticola, guardate. Arrivo sotto, scivolo leggermente in avanti e clicco e mannaggia di nuovo mi sono dimenticata di accendere la lampada. Allora, perché dobbiamo bloccarla un attimo sotto la lampada? No, l'ho accesa, ho lasciato la tip, l'ho accesa. Ok, ragazzi, vedete, ho fatto uscire fuori tutte le bolle. Vado in lampada, torno subito. Scusate se vi urto, ma sto facendo fare l'aderenza. Ok. Attendiamo un attimo l'asciugatura. Ok, ragazze,
Guardate. Ok, ha aderito la nostra. Aspettate poco, 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 la farei asciugare ancora. Ok. Allora, ha aderito la nostra tonda. Perfetto, vedete se avete un po' di prodotto come è successo qui, inseriamo la punta, quella che vi ho fatto vedere prima, ok, tengo la lampada e andiamo a limare, ma entrambi in lampada. E ragazze, sì, ho detto o vi aiutate con delle lampadine del genere per bloccare al momento il lavoro e poi finire la catalizzazione dopo, oppure alzate la lampada come io sto facendo, vedete, l'ho messa in piedi perché la mia lampada si mantiene da sola. Andate un attimo insieme alla cliente sotto la lampada e bloccate. Ok? Una volta che mettiamo in lampada l'unghia, dobbiamo tenere noi l'unghietta. Sì, ragazze, sì, all'inizio, ma giusto il tempo di bloccarla un attimo, eh? Cioè non è che dovete stare tutto il tempo con la mano della cliente. Ok, poi allora aspettate che vi leggo man mano così vi rispondo subito. Potresti inquadrare come si fa? Va bene, la prossima unghietta lo faccio. Ok, ragazze. Si potrebbe usare una clip trasparente. Dipende, sapete perché la clip trasparente non è il massimo, ragazze? Perché potrebbe dare troppo pressione e far uscire il prodotto. Invece a noi il prodotto deve rimanere. E bisogna vedere, dipende, meglio dire, dal tipo di clip che si ha. Ok? C'è chi ad esempio utilizza, adesso vi faccio vedere un attimo, questo tipo di clip che abbiamo anche noi. Però secondo me non va bene. Perché, vedete, queste clip? Perché crea troppa pressione, fa uscire tutto il prodotto, sono troppo rigide. Se ne avete qualcuna più morbida, che noi avevamo quelle proprio per le dual form, ma le abbiamo terminate, provate, provateci. Anche se queste, se voi le applicate sulla pelle, è giusto una piccola parte sull'unghia, è più delicata, però in realtà, ragazzi, è sempre molto dura. Quindi non dobbiamo far uscire il prodotto perché deve riempire la bombatura interna che c'è. Quindi se poi è eccessiva la pressione non va bene. Allora, vediamo se ho finito un attimo di limare la parte interna dove c'è la rubber. Ok. Vi rimarrebbe un po' appiccicoso, un po'. Se avete questo tipo di problema, ripassate di nuovo in lampada così lo rendete un po' più pulito. Allora, sempre stesso lavoro, andiamo a limare leggermente il gradino. Andiamo con lo spingicuticole, ragazze. Creiamo giusto un piccolo, scusate, ero fuori. Allora, creiamo sempre un piccolo spazio per lavorare. Andiamo a limarci questo piccolo gradino che si crea della tip. Scusate se mi sposto poco poco per fare il lato di qua in modo che giro la mano. Ok, allora controllo se c'è qualche altro commento. Allora, no, queste, quelle trasparenti. Non ho capito.
No, quelle trasparenti. Scusami, Rosy, ma non ho capito. Se mi vuoi di nuovo riscrivere, così riesco a risponderti. Allora, la linea claresa è utile per ricostruzione. Di quale particolare prodotto mi parli di claresa? Allora, ragazze, finiamo la modellatura meglio della tip. Scusate se mi sposto un attimo dalla camera, però non riesco a limarvi davanti. Ok, ho modellato meglio la tip perché ha bisogno di essere leggermente sistemata per la mia forma, però non dovete fare grandi limature perché altrimenti se dovete stravolgere il tutto, non abbiamo concluso nulla. A questo punto fatevi una ricostruzione con dual form. Ok, e con dual form, scusatemi, con nail form. Allora, andiamo ad opacizzare. Non vedo la lima buffer. Eccola qui. Allora, sempre non mi dite niente che esco fuori camera, ma perché opacizzare tutti e due i lati davanti alla camera non è facile. Ok, quindi io sto opacizzando tutta la superficie per far aderire bene. Ok? Allora, spolveriamo. Ok, della base rubber, quindi mi chiedi, la base rubber è una base semipermanente dove si possono effettuare anche piccoli allungamenti, va bene? Piccoli allungamenti, però non è per ricostruzioni. Allora, ragazze, io su quest'unghietta farò una baby boomer di cui farò prima un monocolore nude 109 della Claresa e poi farò un effetto sfumato, quindi il bianco per effettuare la baby boomer con il pennello spugna. Grazie allo Sugar di Molly Lac, che è un bianco ultra pigmentato senza dispersione. Allora, sto stendendo il colore Claresa. Vedete, i colori Claresa sono degli ottimi colori, molto coprenti anche in una sola passata. Ed è un nude, ragazze, vedete? Ok, scusate un attimo che mi poggio per migliorare il giro cuticola e la stesura. Ok, allora, pennellino sottile così miglioriamo il colore in giro cuticola. Ok, andiamo in lampada, facciamo asciugare il nostro colore. Allora, adesso il prossimo passaggio prenderemo lo Sugar e lo sfumeremo col pennello. Ok, allora Michela dice è un ottimo costruttore. Sicuramente stai parlando di Claresa perché parlavamo con di quelli. Sì, è un ottimo gel, un buon costruttore, sì, è vero. Se parli di quello, parli anche delle rubber. Sì, sono comunque tutti ottimi come prodotti, ragazze, sì, qualitativamente. Allora, attendiamo un attimo l'asciugatura.
Si possono fare anche corte. Sicuramente parli delle tip coffin. Se parli di questo, sì, ragazze. Logicamente le accorciate le fate della lunghezza che voi volete. Sì, quello sicuramente. Allora, prendiamo la nostra tavoletta. Ci poggiamo un po' di sugar Alepaz sulla tavoletta. Ok, prendiamo il nostro pennello spugna. Ok, allora questo tipo di lavoro, ragazze, io ve lo consiglio di farlo su una superficie asciutta, quindi eliminiamo la dispersione del colore, tanto i colori Claresa non perdono la colorazione quando li sgrassate, quindi rimane uniforme, non vi preoccupate. Allora, prendiamo ok, grazie. Di che, Michela? Adriana, scusami, io le dico sempre il primo nome che c'è. A che ora? Rosa, stamattina sei venuta. Alle 16:30 riapre il punto vendita al pubblico, ragazze. Ok, effettuiamo la baby boomer. Scarichiamo un po' il pennello. Andiamo in lampada. Allora, in intermedio a questo passaggio, perché voglio fare magari una passata di bianco per renderlo più intenso, metterò un top matte. Va bene, perché altrimenti il bianco è un bianco senza dispersione. Quindi il secondo passaggio potrebbe scivolare, non viene bene. Posso vedere il bianco che colore è? Sì, allora è questo. Però ti faccio vedere. Federica, per favore, mi puoi prendere la confezione dello sugar? Aspettate, faccio prendere la boccettina perché la mia si è cancellata l'etichetta, così ve lo faccio vedere bene. Allora, lo so. Ok, quindi devi venire a prendere altri prodotti, va bene. Allora, prendiamo un top matte. Sotto mano mi trovo il satin top di Molly Luck. Ok, quindi stenderò il satin top. Ok, ho coperto tutto bene. Ups, a posto, abbiamo abbattuto tutto. E ho anche urtato l'unghia. Aspettate un attimo. Se voi vedete come lavoro io per farvi vedere tutto, è una cosa impressionante. L'impalcatura c'ho qui. Allora, ok. Allora, posso vedere? Allora, il colore, aspetta che me l'hanno preso. Ecco qui. Allora, lo sugar fa parte di Alepaz. Vedete? Sugar Effect. È questo qui. E
ed è un bianco senza dispersione. Allora, la tavoletta, se intendi questa, Valentina, sì, certo, la trovate disponibile. La pietra rosa dovrebbe chiamarsi. Ok, è asciugato il nostro bianco. Andiamo a fare il secondo passaggio, anche se ragazze, secondo me la spugnetta è un po' sporca di qualche altro colore all'interno, perché il bianco non mi sta venendo veramente molto bianco. Allora, sono qui, eh. Sto sfumando il bianco. Vedete? Poi se volete intensificare un po' più i bordi, facciamo questo lavoro. Ok, andiamo in lampada. Asciughiamo quest'altro passaggio di bianco e stenderemo il nostro top. Allora, per questa tip vi ho preso il Diamond Top di Claresa, che è un altro top molto venduto che vi è piaciuto tanto. Quindi vi faccio vedere anche questo top. Ok, attendiamo l'asciugatura del bianco e della sfumatura, così sigilliamo il tutto. E la prossima tip che andremo, ok, asciugato il bianco, diamo un top. E la prossima tip che andremo a fare sarà la mandorla. Scusate sempre se mi sposto dalla camera per poter sigillare meglio, per fare il laterale, che non riesco se non vedo bene. Sigilliamo bene bene le punte, mi raccomando, è molto importante quando andate a opacizzare la tip che opacizzate bene bene tutta la tip, soprattutto sui laterali. Ok, andiamo in lampada. Facciamo l'asciugatura del nostro top e vi farò vedere anche questa. Ok, ultima tip, mandorla, vi farò un cut Molly Lac, il 443. Vi farò vedere come si stende su un cut un altro bellissimo effetto unito. E il top 3D della Molly Lac, perché alcuni di voi l'hanno chiesto. Diamo un top e pronto anche. Ok, anche questa vedete molto ben ancorata. Vedete, ta, 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 è ben aderita all'unghia naturale. Ok, allora datemi solo un attimo perché faccio un po' di spazio, perché altrimenti non si capisce più nulla. Federico, per favore, mi puoi dare un cestino? Allora, datemi solo un attimo che facciamo spazio. Allora. Se una nostra cliente ha il gel sotto e vuole fatto questo, cosa dobbiamo fare? Rimuovere tutto, ragazze. Bisogna portare l'unghia a nudo per poter eseguire questo trattamento, ragazze, perché altrimenti non ce la fate. Vi verrebbe un trattamento troppo alto. No. Portare l'unghia a nudo, quindi rimuovere quello che ha sulle mani la cliente e possiamo eseguire questo trattamento. Ma andare ad applicarci questo su una struttura, su una base che la cliente già ha, non va bene. Allora, pa, 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 questo lo mettiamo qui dentro, questa è la rubber che ci serve, questo mettiamo qui. Poi
Passiamo alla prossima. Questo anche mettiamo qui. Ok, mi sto facendo solo un po' di spazio così ragazze possiamo lavorare con più comodità. Allora, prossima unghietta. Sempre io ho già fatto la preparazione alla mia cuticola. Avevo già del prodotto qui, quindi vado molto leggera e cauta nella limatura, ragazze. Perfetto. Darei una piccola limata ancora qui. Ok, allora. Ok, copre bene tutta la superficie. Mi raccomando, è molto importante, ragazze, che la coffin arrivi bene da questo lato e da questo lato, bene ai peringueali, quindi che copra bene tutta l'unghietta. Se poi scende troppo, non vi preoccupate, con la lima andate a raffinare la forma, ma è importante che in primo momento copra tutto bene. Allora, iniziamo ad applicare i nostri prodotti. Quindi nail prep, poi ci applichiamo il primer. Nel frattempo che asciuga i preparatori, prepariamo, scusate, sempre la nostra tip. Allora, utilizzo sempre la punta che già c'è attaccata alla fresa. Ok, allora, no, ho sbagliato spina, aspettate devo attaccarvi il caricabatteria perché fra poco il telefono mi abbandona. Allora, abbiamo preparato la nostra tip. In questo caso sto utilizzando la base rubber di Molly Lac, la trasparente. Ah, sì, specifichiamo rubber fiber. Queste sono le nuove basi. Aspettiamo un attimino ancora il primer. Queste sono le nuove basi che vi abbiamo pubblicato in questi giorni che contengono fibre all'interno, quindi vi aiutano a rendere la superficie ancora più forte. Ci fai vedere come si utilizza la lampadina. Ok, va bene. La torcia sicuramente mi dici questa. Sì, perfetto, ragazze, certo, vi faccio vedere la torcia. Allora, io faccio in questo modo. Federico, puoi venire un attimo? Allora, ragazze, io logicamente lavoro tutte e due le mani sulla cliente, quindi un dito mantengo, l'altro faccio pressione. La torcia la do in mano alla cliente, quindi la cliente una mano ce la libera e facciamo in questo modo. Allora, per ora facciamo prima di tutto, no, 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 leva. Per ora facciamo la stesura della base. Ok? Quindi sempre una passata molto sottile e andiamo in lampada per 30 secondi, 30, 60, in base a come voi lavorate. Tanto è una passata molto sottile, 30 secondi sono più che sufficienti. Attenta dove punti la luce. Attendiamo l'asciugatura della base. Metterò sempre il mio goccino di prodotto all'interno della mia tip e l'applicherò. In quel caso la cliente terrà la torcia accesa in mano. Quando io darò il via, avvicinerà la torcia per qualche secondo alla sua unghietta. Ok, quindi
applico la goccina di prodotto nella tip. Aspettate che vi allontano un attimo così riuscite a vedere meglio. Ok. Goccina di prodotto. Ok, faccio scorrere il prodotto, mi raccomando, soprattutto per le bolle. Quindi arrivo vicino al girocuticola, faccio uscire tutte le bolle, vai con la luce, avvicinati. Ok, bene sopra però, eh. Perfetto, la cliente sta mantenendo la nostra tip. Scusatemi, la nostra lucina e noi stiamo tenendo la tip. Si è già bloccata, ragazze. Basta così. La nostra cliente ci ha aiutato. La luce, ragazze, è semplicemente una piccola torcia. La trovate già disponibile da tempo sul nostro shop online. Si aziona da qui, vedete? E si spegne da qui. E con batterie. Le batterie si applicano qui dentro. È semplice, la cliente vi aiuta a mettere vicino all'unghietta, blocca per qualche secondo. Logicamente dovrete fare il passaggio in lampada, non basta questo passaggio, eh? Quindi magari fate l'attacco prima a tutte le dita, le bloccate giusto con la lucina e poi fate andare la cliente in lampada per 60 secondi. Va bene? Ok. Quindi la nostra base rubber è asciugata. Ok, abbiamo ultimato l'asciugatura. Allora, sempre se abbiamo del prodotto sotto, guardate, possiamo andare con la nostra punta sotto il giro, sotto scusatemi, sotto il liponicchio a limare con la fresa. Allora, ragazze, diamo una limatura alla forma. Vedete, qui è uscito un po' di prodotto, non mi è successo in nessuna, ma in questa sì. Poi questa, ad esempio, se non vi piace, è troppo lunga, la modella, anche possiamo renderla squadrata. Facciamolo, visto che ci siamo. Allora, non ho un tagliatip a portata di mano, ma noi taglieremo con il tagliatip, però facciamolo con una tronchesina. Ok, sto tagliando la lunghezza, ragazze. Guardate, e possiamo fare una bella squadrata, vedete? In un attimo. Scusate sempre se mi sposto dalla camera, però non riesco se no a limare. Vedete? Se avete bisogno di più curvatura, ad esempio, potete fare anche questo. Siccome abbiamo utilizzato una base rubber, di cui le basi rubber sono elastiche, mettete la pinza. Fate curvare ancora meglio. Ok, andiamo in lampada il dito della cliente per bloccare questa forma. Togliamo la pinza, vedete? Si è modellata molto di più la curva C. Vedete? Qualche altro secondo in lampada. Ok, e abbiamo creato anche da una mandorla una squadrata. Rendiamo miglioriamo la forma. Sempre. Scusate se mi sposto dalla camera, ragazze, però mi è difficile rimare. Allora, a
Ok, ho limato la forma. Adesso aziono la mia fresa. Ok, per limare il gradino della tip, aspettate, è troppo forte perché altrimenti. Ok, limiamo questo carinissimo gradino che ci dà fastidio. Ok, stacco questo, riattacco questo, scusate un attimo. L'arte dei pazzi. Allora, ho opacizziamo tutta la nostra tip, sempre cosa molto molto importante. Anche questa, vedete, è ben aderita. Ok, ed è pronta la nostra tip. Ok, adesso quello che andremo a fare è stendere il colore. Allora, ragazze, utilizzerò il Molilac Cut 443. Il magnete utilizzerò questo, che è quello nuovo che trovate in vendita sul nostro shop. Allora, mi inizio anche ad aprire la polvere, sennò poi dopo è un casino. Ok, questo mettiamo qui, questo è il top. Allora, applichiamo. Ok, ci siamo ragazze. Applichiamo il nostro Molilac Cut. Ne voglio approfittare per farvi vedere l'effetto cut che va tanto adesso in voga, come si effettua. Ok? Allora, prendiamo il magnete. Cerchiamo di posizionare tutto l'effetto cut al centro. Oppure
Vedete come si sposta? Va bene, allora, noi invece dobbiamo fare quello al centro, quindi io riapplico il colore giusto per sbrigarmi prima. Allora, avviciniamo solo il magnete da qua e da qua. Ok? Aspettate che metto a fuoco. Lascio il magnete, se no me lo sposto di nuovo. Ok, andiamo in lampada. Valentina, sei bravissima. Grazie, Valentina. Allora, vuoi venire a fare i corsi da noi? Fai come tante, vengono in vacanza qui giù da noi e poi ne approfittano e fanno i corsi. Quest'anno è tante, l'hanno fatto. Meglio dire, tutti gli anni. Anche tante ragazze che sono di origine di qua, di giù, ne approfittano per farli nel periodo estivo. Ok, poi su questo, ragazze, applichiamoci il mirror top perché voglio applicare un'altra polvere che vedrete l'effetto è veramente molto molto bello. Allora, mirror top. Il mirror top, ragazze, è un top che nasce proprio per far aderire al meglio i pigmenti, ok? Gli effetti specchio. Quindi aderirà in una maniera perfetta. Prendiamo il nostro effetto unicorno, e steso sull'unghietta fatta in effetto cut è veramente molto molto bello. Adesso vedete l'effetto come viene. Allora, io mi aiuto con un pennello in silicone che io li trovo molto più comodi e più utili per applicare gli effetti. Infatti, vedete, questo è sporco di effetto specchio argento. Anche perché c'è molto meno spreco perché prendete pochissima polvere e poi è riutilizzabile, quindi non state a buttare o a imbrattarvi le mani con gli effetti. Allora, vedete, l'ho pulito. Prendiamo un po' di polvere. Mamma mia, mi stava cadendo. Ed è veramente bello l'effetto perché vedrete questo colore arcobaleno con in sottofondo il movimento del cut. Non so se mi vedete. Ok. Ok, abbiamo finito. Spolveriamo con un pennello morbido per togliere l'eccesso. Guardate, vedete l'effetto cut che si muove insieme a questo effetto arcobaleno che è bellissimo? Guardate che carino, come già brilla così senza aver messo il top sotto, sopra, scusate. Ok, ci applico il top, che in questo caso utilizzerò il top 3D della Molly Lac. Questo è un top, ragazze, senza dispersione, che a mio parere è ottimo sui glitter. Proprio perché ve lo dice la parola stessa, 3D,
rende questa, questo top rende le superfici proprio in prospettiva, quindi vi aiuta a intensificare il tutto. Andiamo in lampada, lo asciughiamo e vi faccio vedere l'effetto finale, che è veramente bello. Aspettate che vi siete inclinati piano piano. Ok, ragazze, diciamo che abbiamo terminato così la nostra presentazione delle tip. Vi ricordo sempre che chi si è collegato adesso la diretta andrà salvata, quindi potrete rivederla con calma quando volete. Guardate come brilla con l'effetto cut sotto, guardate. Cioè ha un effetto particolarissimo. Guardate. Molto, molto bello. Ok, visto che carino. A posto. Allora, ragazze, vi ricordo sempre, tutti i prodotti mostrati nella diretta sono tutti prodotti in vendita su www.infinitynails.it. Qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta, sapete sempre che vi aiutiamo in privato. Tranquillamente andate a vedere la diretta, fate gli acquisti. Quindi le tip le trovate già disponibili dal pomeriggio, quindi diciamo che fra poco le troverete già disponibili sul nostro shop online. Ve le pubblico così sapete già dove andarle a trovare. Va bene? Grazie di averci seguito, ragazze. È stata bella lunga oggi, però è stata molto bella e interessante. Va bene? Grazie a tutte, ragazze, alla prossima!